Siamo qui con Denise e Giulia, che fanno parte della quinta I del liceo Copernico, che sono tornate da un'esperienza di turismo responsabile in Sicilia. Allora, che cosa significa turismo responsabile? Perché magari tanti non lo sanno, e ecco, parlacene tu. Salve a tutti, noi siamo stati una settimana a Palermo e nei dintorni di Palermo e abbiamo deciso di fare questo tipo di esperienza per conoscere, insomma, questa realtà e da direttamente, insomma, di avere, toccare con mano quello che significava vivere in una realtà mafiosa. Già a scuola ci eravamo preparati, insomma, facendo delle ricerche e studiando già un po' quello che è, insomma, quello che è la mafia, nel meridione, ma abbiamo preferito, insomma, vedere la realtà così com'era. Quindi abbiamo nel giro di questi 5 giorni conosciuto, insomma, molti personaggi dell'antimafia, tra i quali Pino Maniaci e come anche i ragazzi di Addio Pizzo, che assieme ai quali abbiamo deciso di fare questo tipo di esperienza. E noi tutti, insomma, noi alloggiavamo e tutto quello che mangiavamo e che visitavamo era pizzo free, quindi significa che tutte le esperienze che abbiamo fatto erano all'insegna della legalità e quindi nulla di quello che abbiamo mangiato o non abbiamo, cioè abbiamo dormito in posti dove tutto quello che andava non andava al pizzo, insomma. Alla luce, insomma, dell'esperienza che abbiamo fatto, insomma, abbiamo colto dei principi importanti che ci aiutano anche a vivere la nostra vita a Bologna e abbiamo compreso che noi siamo in una realtà in cui la mafia è presente anche a Nord Italia e che abbiamo bisogno di combatterla, mentre al Sud hanno già gli anticorpi per poterla combattere, infatti il movimento antimafioso è molto attivo e la mafia è una cosa ben conosciuta e quindi si può combattere. Al nord non abbiamo questi anticorpi. Dunque, la vostra scuola come vi ha avvicinato a questo tema della mafia? Avete fatto degli incontri? Vi hanno preparato in qualche modo? Soprattutto, che cosa pensate di fare ora che siete qua? C'è stata questa opportunità di politicamente scorretto, però nel concreto voi, come avrete sicuramente creato un gruppo tra di voi, quindi adesso, che siete tornati, che siete qui, che siete più consapevoli, avete delle idee o comunque vi piacerebbe cercare di fare qualche cosa, o magari la vostra scuola vi ha proposto di fare qualcosa? Mi ci ha avvicinato sì, la nostra prof di italiano e in generale il nostro collegio di insegnanti ci ha illustrato bene il problema. Abbiamo letto dossier riguardo alla mafia, abbiamo fatto incontri con giornalisti e magistrati, in particolare con il giornalista Tizian, e siamo abbastanza, noi insomma, della classe dell'istituto, abbastanza consapevoli di questo problema, però abbiamo riscontrato che nei nostri coetanei, insomma, nella nostra realtà, questo problema non è conosciuto, la gente non è consapevole. E questo noi cerchiamo in tutti i modi di cercare di ovviare a questo inconveniente, divulgando quello che noi sappiamo. E quindi il nostro scopo è di incontrare la gente e esprimere le nostre conoscenze e trasmettere il nostro viaggio, trasmettere quello che noi abbiamo vissuto, quello che abbiamo imparato e quindi sì, noi crediamo che sia giusto incontrarci, fare degli incontri tra di noi, tra quelli che hanno fatto queste esperienze, chi in Sicilia, chi in Calabria, chi con i campi di lavoro, ma soprattutto di incontrare persone esterne, quindi genitori, adulti, anche ragazzi delle medie, ragazzi delle superiori, per fare in modo che la gente non si assopisca, non dorma, perché non c'è tempo di dormire, perché la questione è grave e la mafia non è che qui non c'è o ce n'è meno, ce n'è forse anche di più, il problema è che è invisibile e che quindi, se, essendo invisibile, è più difficile combatterla. Però è ora di svegliarsi.